Bene, Reggio Calabria, 28 luglio 2023, c'è il villaggio del Festival dell'Aria, qua vicino di fronte Palazzo Nervi, vicino la stazione Lido, a breve inizierà un salotto, abbiamo fatto le interviste che poi magari vedrete pubblicate in differita, avete tanti gli stand con prodotti tipici, l'associazione Flight for Fun, l'aeroclub dello Stretto che ci ha regalato due cappellini, eccoli qua, e quindi li ringraziamo, e poi l'aeronautica militare che ha messo, ecco qua, Michele Rizzo, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, Michele Rizzo, Svito Re, Giovanni Latello, delegato allo sport, Carmelo Versace, sindaco presidente funzionale della città metropolitana, e Paolo Brunetti, sindaco del comune di presidente funzionale del comune di Reggio Calabria. Eccoli qua. Questi sono, ecco, il presidente dell'aeroclub. Per il taglio, pronti per il taglio del nastro, quindi andiamo a metterci dall'altro lato, si inaugura questo villaggio, ecco, ma tagliano da qua, da qui, da qua, mica siamo un matrimonio, ci siamo preoccupati, i matrimoni devono venire perfetti, il fantastico taglio del nastro. E allora possiamo annunciare che hanno trovato la forza. Okay, allora, ecco qua, il taglio del nastro, il primo villaggio di questi tre giorni, il Festival dell'Aria, Paolo Brunetti, l'Aeroclub dello Stretto, Carmelo Versace, Michele Rizzo, Giovanni Latella. Non mi ricordo in questo momento, come si chiama il presidente dell'Aeroclub? Sculco, eccolo lì, eccolo qua. Ah sì, certo. Eccoli qua, pronti a tagliare il nastro. 3, 2, via, 1, eccoli qua, bravi! Tagliato il nastro! Pochi secondi ma molto significativi, che aprono un altro giorno qui a Reggio spettacolare, con le frecce tricolori che toccheranno il top qui nel nostro cielo dello Stretto. Insomma, adesso ci sarà questo salotto, seguiremo il dibattito. Vedete, vi stavo facendo vedere il simulatore, anzi andiamo a vederlo prima che inizi il dibattito, il salotto. Ecco il simulatore di volo dell'aeronautica. Quest'anno coincide con il suo centenario. Ecco lì dentro si entra due persone, insomma è anche una parte ludica, se vogliamo, si simula come quello che succede volando su una delle frecce tricolori, quindi deve essere davvero molto molto eccitante e bello, però a noi piace vederli dal vivo. Oggi è venerdì 28, sabato 29, domenica poi il clou, comunque una tre giorni a Reggio Calabria davvero incredibile, come giusto che sia, bisogna che questi eventi di caratura nazionale ci siano più spesso, chiaramente compatibilmente con quelle che sono le risorse, poi bando alle ciance, bando alle critiche, godiamoci questi momenti. Ecco qua, Renato Raffa, Paolo Brunetti, eccoli qua, adesso li facciamo volare, magari qualcuno spera di li facciamo volare così non tornano più. Ecco. Anche tanti bambini, il sindaco che saluta, insomma è un bel momento anche di
socializzazione, c'è, ecco, quello da qui a breve, progetto Touring, Radio Touring, manda in diretta tutto il salottino. È iniziata la festa, siamo in diretta del show ufficialmente aperto, ci sono un sacco di attrazioni. Ecco Daniele Castrizzo, Davide De Stefano, li abbiamo intervistati, quindi poi li vedrete in differita la registrazione. Michele Rizzo della Sviplore. Ho visto che avevi perso il microfono, ma tra un po' ci sarà lo show, no? Voi parlerete. Ciao Valens, buon estate. Sei tu? Ecco, pronti per. Per il salottino, vediamo chiaramente inerente le tre giornate intense che vivrà Reggio Calabria. Per fortuna le temperature si sono abbassate, quindi insomma, il caldo è sopportabilissimo. Quindi, ecco qua, Daniele Castrizzo sarà tra gli ospiti del salotto. Oggi siamo un momento un po' di presentazione, se vogliamo, no? Però il belli show sarà domani e soprattutto quello che si fa. Ecco, oggi la presentazione, domani la conferenza stampa, ci saranno anche i piloti. Noi la manderemo in diretta domani. Sono in diretta, quindi ecco, saluto i miei spettatori. Ricordiamo domani l'appuntamento, che ci sono tutti i piloti in conferenza stampa alle 11. Alle 10:30 in città metropolitana, gentilmente ospitati dal sindaco metropolitano Carmelo Versace, che vedete lì sullo sfondo. Ci sarà la presentazione della squadra domattina alle 10:30, per poi assistere anche alle prove dalle 15 in poi domani pomeriggio. Già li abbiamo visti sfrecciare questo pomeriggio. Beh, io ho sentito il rumore, eravamo in consiglio comunale stamattina e ci si passavano sopra. Dai, trascorriamo questi due giorni. Godiamocela, insomma. Sì, assolutamente. Grazie al sindaco Paolo Brunetti, adesso inizierà il salotto. Domani, come diceva lo stesso sindaco, alle 10:30 la conferenza stampa di presentazione. Insomma, viviamoci questi tre giorni intensi. Eccoli, il sorriso, anche la politica sorride, è giusto che sia così. Bisogna sentirsi soddisfatti per momenti come questi, perché poi la città e la collettività è anche questo. Bisogna sapersi distrarre, bisogna saper sorridere, bisogna saper guardare negli occhi le persone, faccio vedere qualche bellezza locale, che sono le due ostres qui nella città metropolitana, quindi sono un po' loro le immagini della città metropolitana. Un altro Raffa l'abbiamo intervistato, poi vedete l'intervista, insomma, ecco qua. Domani ci sarete voi, ovviamente, io invece torno domenica, grazie figlio. Qua siamo nei pressi della stazione Lido, vedete? È davanti Palazzo Nervi, insomma, questa è la location per chi volesse venire adesso ad assistere. Noi seguiremo, qui abbiamo la nostra bici, bella parcheggiata. No, non è questa la bici è quella lì, ho sbagliato ad inquadrare, ma va bene lo stesso. Giovanni Ratella, eccoli qua, tutti pronti, anche lui intervistato, poi la sentirete. Michele Rizzo, amministratore delegato della Sviplore, ci sembra che da quando si è arrivato lui un po' di cose si siano mosse anche alla Sviplore. Aspettiamo l'inizio. Benvenuto Marra, eccolo lì. Sullo sfondo sentiamo J-Ax. Il nastro è stato tagliato, quindi si è dato ufficialmente inizio a questa tre giorni, 28, 29 e 30.
il Festival dell'Aria. Oggi sono arrivati i piloti al nostro aeroporto dello stretto di Dominiti, abbiamo visto le foto di Attilio Morabito con i piloti, con le frecce tricolori. Attilio Morabito che si lancerà con il paracadute, quindi insomma, ci saranno non solo le frecce tricolori, ma ci saranno i paracadutisti, lo skydive di Siracusa. Noi speriamo che anche all'aeroporto di Reggio Calabria si crei una struttura che possa dare spazio agli appassionati. Eccoci qua, siamo un po' in controluce, andiamo, ci mettiamo un po' all'ombra, ecco qua. Bene, eccoci qua, ci siamo anche noi, una bella frecciata, continuate a seguirci perché la giornata è lunga, ma le giornate saranno sempre più ricche di eventi. Casalo Presti, che non è Casalo Presti, ho sbagliato perché stavo vedendo Rita, ho visto Rita che è arrivata per la radio, tra un po' quindi c'è questo talk show bellissimo che vedrete in diretta anche sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, ricordiamo questo è Touring 104 e il video Touring. Rita è arrivata, un po' tutti gli speaker della radio si alterneranno in questi giorni, domani saremo qui con il nostro jam track, oggi con il Walking Radio, mitico Walking Radio devo dire. Va bene, che facciamo? Ci vuole un po', allora un po' di rame. Ci vuole ancora un po'. Quanto manca? Un minuto. Un minuto. Allora, un minuto e siamo pronti. Si preparano i vari relatori. Almeno l'estate di Vincenzo Rizzo. Vede Stefano Michele Castrizio. Noi chiaramente non lo seguiremo tutta, ma seguiremo tutto l'esibizione, tutta l'esibizione delle frecce tricolori. Lì sarà veramente l'apoteosi, ma anche questi due giorni saranno davvero ricchi, ricchissimi di eventi. I programmi li potete trovare sul sito metrocity.live oppure nei miei profili social di Palamara, cercate, oppure nella pagina ufficiale, la pagina dell'Arciere. L'Arciere, quindi lì andate e trovate tutto il programma della tre giorni del Festival dell'Aria, insomma. Avremo modo di parlarne poi in queste ore, sicuramente domani in conferenza 80. Questo è l'amaro del capo, uno dei prodotti più conosciuti della Calabria. Mi ricordo negli anni 80 quando faceva Capolino lo portavamo dal sud a Pavia e già allora era davvero qualcosa di unico e di particolare. Sono passati 40 anni, chiaramente ha fatto di strada, adesso è diventato un brand internazionale, Amaro del Capo. Ecco, dovremmo essere pronti. Intanto volevo farvi vedere un po' di traffico cittadino.
questo che non so se sia, come si chiama, un deltaplano, la maggior parte sono in vacanza e noi li salutiamo, ma domani eccezionalmente verranno qua nel nostro posto magico, che è il Salentino, con il Tirreno. Domani ci sarà anche gente della radio, siamo in diretta su Touring anche questo venerdì, molto divertente in diretta del show. Ci sei Rita? Io vi sento, Filippo, come va? Come procede? Dove sei? Sono qua in mezzo a questa bella gente. Ah, eccoti. La signora intanto ha finito la partita a tardi, è andata via, vi do anche questa comunicazione. Intanto ci sono due cani simili. No, non si conoscevano questi due cani, ma sono amici, ci sono due cani. E tu dici, senti, pure noi siamo un cane, che mi affaccio? Quindi, Filippo, cosa è previsto quest'oggi, diciamo? Ma tra un po' vedo Adele che ci ha illustrato cosa è, c'è cioè una specie di talk show, no? Spiegando un po' forza della città, no? Intanto io in anonimato intervisto una ragazza, non diciamo questo nome, mi siedo qua, siete in prima fila, scusate. Allora siamo con, può dire un nome fittizio. Intanto non sanno i giorni, come il nome? Alessia. Signora Alessia, com'è la situazione? Che aria sta respirando questo pomeriggio? Ciao. Mi siedo che sono stanco. Hai visto la tavola rotonda e mi sono stata sulla seggia. Fosse stata buona, così. Quindi lei, ringraziamo anche l'IKEA per esatto. Ecco qua che sta prendendo poco il salottino. Moltissimo, ce ne fossero di eventi così. Ecco qua Davide De Stefano, Daniele Castrizio. Interessantissimo questi tre giorni. Tra l'altro vorrei ringraziare l'organizzazione perché fa meno caldo del solito, ecco, quindi ringraziamo anche. Ma non è un effetto da discoteca, ma è Filippo. Sono qua. Non è un effetto da discoteca il meno caldo, cioè tipo la macchina del fumo, no? Non lo so, però veramente si può stare, non c'è quel caldo proprio, non si regge, cioè non lo so, si sta bene, si dice, quindi per una giornata piacevole vi invitiamo qui a giungere nella zona antistante, come direbbe Sabrina Cotrupi, che salutiamo, ci sta seguendo, no, in realtà è qua. È la zona antistante da Torre Nervi, quindi vicino alla stazione Lido. Dai, che cioè, sono in diretta. Diretta. No, sì. Allora, insomma, tre giorni belli qui a Reggio, le frecce tricolori, poi sarà l'apoteosi. Io l'ho saputo per caso, mia sorella mi ha detto portare. È impossibile non saperlo a Reggio. Ma io ormai non faccio vita mondana a Reggio, la faccio altro. No, sto scherzando, è un po' presto, però tutto sommato si sta bene. Il clima ormai è, sembra aver trovato la giusta dimensione. Meno male, perché abbiamo passato una settimana infernale. Meno male, abbiamo fatto saune tutti i giorni. Insomma, queste frecce tricolori sono venuti 4 anni fa ed è stato uno spettacolo. Sì, ma io per il bambino più che altro, perché... Ma anche per noi, perché comunque... Per carità, però per loro è la prima volta, quindi oggi sono passati a Ronlito. Mentre questa bella signora chi è? È mia madre, questa è mia madre. Come si chiama la signora? Come ti chiami? Prego, no, so, è sempre piacevole. Come ti chiami? Francesca. Oh, Francesca. Insomma, Reggio, le frecce tricolore le hai mai viste sfrecciare? Gli aerei sì. Ma le esibizioni. Però glielo deve spiegare prima. Quanti anni ha, signora? Non si chiede mai, però... Meglio, gliene do io, 55, ecco, una 55enne, insomma, va bene, insomma, vabbè, Reggio dovrebbe essere questa, ma tutta l'estate, non solo questi tre giorni, speriamo, noi speriamo sempre, magari i nostri figli, i nostri nipoti riusciranno a vedere una Reggio davvero viva e davvero all'avanguardia. Perché in questo periodo... In questo perché ci rendiamo conto che non l'ho mai vista così Reggio, rispetto ai tempi che furono. Però è inutile lamentarsi, bisogna sempre essere ottimisti. Bisogna essere positivi e propositivi. Non c'è dubbio, la penso. Insomma, godiamocelo questo momento. Veramente sì, ogni giorno è un regalo. Ma i problemi ci pensiamo, abbiamo tempo. I problemi ce li siamo fatti un po' passare. Ma quelli non ci mancheranno mai. Viviamo sempre, grazie a Dio. Grazie, a Dio. Grazie, ciao. Ciao, buone cose, buon lavoro. Ciao. Oh... Ecco qua, una bella signora, e adesso siamo pronti per questo salotto. Oh, io mi siedo qua, penso che non siano posti riservati. Oh, Michele Versace, Paolo Brunetti, Giovanni Natella, non mi ricordo come si chiama, Michele Rizzo, Davide De Stefano e Michele Castrizio.
quindi non conosco solo una persona, non ho il nome. Come si chiama quello che considera con gli occhiali? No, lui. Come si chiama? Il nome. Rocco Zoccoli, oh, Rocco Zoccoli, eccolo qua. Quindi, Michele Versace. No, Michele. Allora, Carmelo Versace, Paolo Brunetti, Giovanni Latella, Rocco Zoccoli, identità e Michele Rizzo, regina. Davide De Stefano e Michele Castrizio. Scoprire chi era il regino, direi. Ma iniziamo proprio questa tavola rotonda con la lettura di una regina doc, il poeta Nicola Giunta, personaggio eclettico e molto attivo nella vita pubblica di Reggio Calabria durante il Novecento, precursore nel biasimare il cattivo gusto dei regini, nel condannarne le cattive abitudini e nello stigmatizzare la natura antropologica. Egli dipinse la forma mentis del regino meglio di chiunque altro. Ma per entrare nel vivo di questa tavola rotonda io direi di ascoltare la poesia di Nicola Giunta. Prego. Iniziamo con Nicola Giunta, vediamo cosa... Da stu paesi c'è sta sola pirita. Poesia di Nicola Giunta. Da stu paesi c'è sta sola pirita. A strafottenza fissa, a grande boria. Da stu paesi punta sulla pubiglia. Perciò non sono tutte piccicoglie. Erba nana ed amara, erba perduta, senza ma propria giurica veruta. Ecca, sarbo a caccheruno degli affritti, su tutte storte, ammanacate e dritte. Nani suiti e buona a tutte nani, ci vanno terra terra per e mani, e papalignità brutta e superba, che non cresce che erba, erba, erba. Arboli, se caccarono non diciurisci, inceminano petrate non mi crisci. Arboli niente, come all'auso bandi, uno si sciala che mi vira randi. Ambatola tu fai, resta con gai. Si sente sempre che c'è freddo. Cavo, una non fa ma passa a mezzo all'erba, mi c'è caga. Paese d'erba e vento e non di pianti, va facita l'antuo culo tutta quanta. Sì, c'è sto nu cartella, un derici, sti gente traide su nemici. Nemici in cui, o fabbrica de storti, sono solo nemici la sua sorte, nemici di gli stessi, per punticcio. E i più fissano il mondo, sono a riccio. Ecco, questo era Nicola Giunta. Ebbene, prima di entrare nel vivo di questa tavola rotonda vorrei che a dare il benvenuto sia proprio Michele Rizzo, ideatore di Aria Fest e amministratore unico di Sgripro Re S.p.A. Grazie. Intanto, prima di salutare, subito vorrei dire una cosa sulla poesia. Pesante, eh? Pesante, però vera. Dobbiamo ragionarci molto perché è difficile da accettare, ma verissima. Andiamo a noi. I signori sindaci, facenti funzioni entrambi, Carmelo Versace e Paolo Brunetti presenti, grazie. È un fuoriprogramma fantastico che abbiamo, quindi oggi ci racconterete anche voi qualcosa. Ringrazio tutti gli organizzatori, chi ha collaborato con me, qui presenti, che poi sentiremo a uno tutti quanti, gli sponsor che ci hanno sostenuto, Città Metropolitana che ha fortemente voluto questo evento ovviamente, il Comune che ovviamente ci ospita e ci ha dato anche stamattina il patrocinio morale della buona attività, l'aeronautica e tutti quelli che sono presenti. Al di là di questo, abbiamo scelto questo tema sull'identità regina e l'appartenenza perché è un tema sul quale tutti quanti noi, non noi i nostri politici, noi cittadini, dobbiamo iniziare a parlare e prendere coscienza. Perché noi ci lamentiamo sempre di tutto, fondamentalmente, quello non va bene, quello che non va malissimo, critichiamo qualsiasi cosa. Critichiamo il sindaco se cade un albero, critichiamo il sindaco se non taglia l'albero, quindi qualsiasi cosa accade noi critichiamo tutto. Beh, sicuramente non è che abbiamo amministrazioni che hanno fatto benissimo negli ultimi anni, abbiamo avuto tante lacune sicuramente, no? Però c'è un grande impegno, ma se l'impegno delle istituzioni non è accompagnato dall'impegno del popolo, dall'impegno dei cittadini, non si va da nessuna parte. Quindi il tema di oggi vuole essere
come noi cittadini dobbiamo collaborare in maniera critica, costruttiva, con le nostre istituzioni fondamentalmente, no? Quindi oggi sentiremo un po' degli storici che ci racconteranno perché dei medici specialisti in psichiatria che cercano di capire perché siamo così noi reggini. E il tutto non vuole essere una critica, ma una speranza di cambiare. Mi fermo qui e diamo il via alle trasmissioni. Io darei subito la parola ai nostri signori sindaci per darci il loro benvenuto. Io mi sono tenuto anche troppo. Mi alzo. Grazie. Sì, grazie Michele. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per questo momento. Grazie per questo momento. No, grazie. Che dire, il tema sicuramente è di quelli molto stuzzicanti perché ci dà la possibilità anche di poter rappresentare un po', raccontare, come dicevi tu Michele, un po' del nostro territorio. Sono stati per me e per Paolo sicuramente due anni importanti per le note vicissitudini che tutti conoscete. E penso, se vogliamo, soprattutto in questo momento, utilizzare un gergo calcistico in questa fase particolare per la nostra città, penso che in questo momento, che è un momento anche per tracciare un bilancio, sicuramente usciamo con la maglia sudata dal campo. Dopodiché io non lo so se effettivamente abbiamo completamente rappresentato quelle che erano le linee programmatiche per cui ci siamo candidati, ci siamo spesi insieme ai nostri colleghi consiglieri. Permettimi anche di ringraziare il consigliere Latella che tanto sta facendo a 360 gradi nei due enti, però penso che sicuramente siamo riusciti ad ascoltare tanto. Ecco, l'ascolto, ma quello vero, quello attivo, è importante, e soprattutto in una città come la nostra, che si è sempre facili a criticare, ma non criticare in maniera costruttiva, criticare in maniera purtroppo distruttiva. E questo è sempre stato un limite, permettimelo, al di là di quelle che sono state le amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Uno può essere un buono o meno amministratore, ma la persona poi è quello che riesce a fare e riesce a dire, rappresenta poi quel modo di essere che ognuno di noi è. Ecco, da questo punto di vista io penso che noi stiamo provando a caratterizzare un po' in maniera diversa questa parte del nostro mandato, provando ad alzare un pochettino l'asticella e non nascondendo quelli che sono i nostri limiti o quelle che sono le problematiche che ha il nostro territorio, ma provando a superarle in maniera forse anche diversa rispetto al passato. Ecco, noi, è questo secondo me che deve fare, secondo noi quello che deve fare una buona amministrazione. Poi arriverà un momento in cui i cittadini avranno la possibilità per decidere se mandarci a casa perché non abbiamo lavorato bene o se magari riconfermarci. Ecco, quello sarà il momento in cui bisognerà tirare una linea. Rispetto a questo io penso che tutti insieme dobbiamo provare a lanciare sempre di più questo nostro territorio, e questa Tre Giorni non vuole essere soltanto l'evento delle frecce tricolori, perché questo è stato l'intendimento del nostro amministratore, ma è un modo sicuramente per attirare l'attenzione alle nostre latitudini, perché abbiamo tanto ancora da raccontare. L'ho fatta lunga, lo so, non erano dei saluti istituzionali, però era troppo iotta, diciamo, la circostanza, anche per fare non un bilancio, ma per dire, per non nasconderci rispetto a quello che stiamo facendo. Una cosa me la devi permettere di dire, e ho chiuso veramente, lo sto facendo stasera, non l'ho fatto in nessuna testata giornalistica cartacea o via web. Qualcuno ci dice che stiamo in silenzio, che a differenza di altri sindaci a livello nazionale stiamo in silenzio sulla nostra squadra del cuore. Noi amiamo non parlare o non parlare a vuoto, ma parlare con i fatti. E i fatti sono che queste due persone che sono qui sedute oggi insieme a Giovanni, l'anno scorso, quando la regina era fallita, noi siamo scesi in piazza con quei tifosi e l'hanno salvata.
siamo le stesse persone dell'anno scorso, non è che ci siamo dimenticati, però è giusto che in questo momento tutti facciano silenzio, perché rispetto a una sentenza che ancora deve arrivare è giusto portare rispetto per quella magistratura che sta facendo il suo lavoro. È chiaro che ci sentiamo in questo momento un po' messi in croce rispetto a quello che stiamo rappresentando, però è anche giusto dare quel tempo necessario a chi dovrà valutare in maniera tranquilla e serena al TAR quella che è la posizione della nostra squadra. Poi ci sarà tempo per fare conferenze stampa e per dire chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato, ma il nostro silenzio non è un silenzio passivo, è un silenzio attivo, perché in questo momento dobbiamo tutti a 360 gradi aspettare e vedere quello che succederà. Grazie. Così Carmelo Versace, insomma, ha voluto dare una scoccata sulla regia. Passiamo la parola al sindaco della città di Reggio Calabria, Paolo Buscetti. Agente funzioni, perdonate. Intanto buonasera, Paolo Brunetti, grazie per questo fuori programma, però quando ho visto che si sedeva Carmelo non ho resistito e ho detto anch'io mi devo sedere assolutamente, non posso stare dall'altro lato. Avanzavo un divanetto, ecco. Intanto mi viene da pensare che Carmelo, facendo questo bilancio, o sa qualcosa che io non so, perché già se facciamo il bilancio vuol dire in positivo per la città, magari sta succedendo qualcosa che a breve vedrà ritornare il suo sindaco eletto, come è giusto che sia, e noi faremo quello che deciderà chi tornerà titolato a fare il sindaco in questa città. Non posso che essere d'accordo con Carmelo su tutte le parole che ha detto, stranamente andiamo d'accordo su tutto, oggi stranamente andiamo d'accordo su tutto, perché dice la verità su tante cose, dice la verità su come sia difficile amministrare questa città, non sto chiedendo e non sto cercando una giustificazione, non sono novello della politica nemmeno io, quindi so come funziona. Carmelo, assieme a Carmelo abbiamo intrapreso un percorso che risale nel tempo e sappiamo come funziona in questa città, abbiamo fatto anche opposizione noi e spesso vi dico che sta nel gioco dei ruoli criticare l'operato dell'altro, ci sta, in politica ci sta, quello che non accetto è quando chi è carnefice di qualcosa si finge vittima, è quello che sta succedendo in questi giorni. E c'è un dato in questi giorni che è importante, noi 3 giorni fa abbiamo votato il primo bilancio libero dal piano di riequilibrio. E so che dà fastidio a qualcuno tornare a parlare sempre dei tempi passati a Reggio Calabria, però siccome è una città che dimentica troppo in fretta, nel bene e nel male, quello che succede, è utile ricordarlo. Quest'anno è stato votato il primo bilancio di previsione libero dal piano di riequilibrio. Vuol dire che per 10 anni questa città è stata vessata, i cittadini e perché no anche gli amministratori che comunque hanno fatto la scelta di amministrare questa città, sono stati vessati da tariffe e tasse elevatissime per avere servizi purtroppo non all'altezza di quello che sono le tasse. Ma questo non è dovuto a un'incapacità, forse anche, ripeto, non sono io a doverlo dire, è dovuto alle difficoltà che un'amministrazione come Reggio Calabria ha dovuto subire per questi 10 anni, perché non c'erano le risorse per garantire alcuni servizi, non c'erano le risorse anche per fare un evento del genere, spesso e volentieri ci siamo dovuti rivolgere ai privati che sono stati sempre disponibili e ci hanno aiutato in questi 9 anni di amministrazione a fare tante attività sul territorio. Quindi questo era lo scenario fino ad oggi e io non solo accetto la provocazione di chi oggi ci accusa di tante cose, forse pure troppe, non solo vedo, rilancio, dico oggi, da oggi in poi si vede se realmente questa amministrazione eletta sa amministrare la città, perché cambiano gli scenari e allora ci sono tantissime opportunità nella nostra terra, nella nostra città, perché non nella nostra provincia, è da qui che bisogna cominciare. E non sono nemmeno tanto d'accordo con la poesia di Giunta, io sinceramente, perché io faccio sempre
esordisco così quando dico cambiamo la nostra città per poi correggermi subito dopo. Io non la voglio cambiare la nostra città, io la voglio migliorare, voglio dare il mio contributo per migliorarla, ma non la voglio cambiare. È troppo bella così la nostra città, con tante cose da migliorare, farla diventare ancora più bella. Non dobbiamo cambiare nemmeno noi reggini, non dobbiamo cambiare, non è così, dobbiamo migliorare. E allora si migliora quando si comincia a guardare il bello in questa città e non si fa per forza, per fare qualche click in più su qualche testata web, cose catastrofiche in città. Anch'io mi catapulto sul web per vedere cosa sarà mai successo. C'è stato uno sbalzo di pressione, si è bruciato un condizionatore. Ok, mi ero preoccupato, che era, non sapevo cosa fosse successo, cose che succedono in tutto il mondo, diciamo. No, a Reggio Calabria diventa il tema del giorno. Il problema è che, come è il sistema oggi del web, tutte queste notizie negative non si fermano a Reggio Calabria. Io questo voglio fare capire ai nostri concittadini, che invece di veicolare il messaggio di negatività della città, perché non fate, non andate a fare una foto adesso in questo scenario bellissimo con lo sfondo di Tre Soldi e la spedite a Milano per dire dove vivete, dove abbiamo avuto la fortuna di vivere, e magari si fa la foto in un angolino di periferia dove purtroppo c'è il cumulo di immondizia, perché c'è ed è vero, e si veicola quell'immagine, non la parte bella della città. Qui mi arrabbio e qui voglio contribuire a migliorare il modo di pensare della nostra città. Su questo bisogna concentrarsi. È un'altra cosa importante, sì, finisco, ho capito, sì, mi guarda e pronta con... finisco, bisogna avere consapevolezza di quello che siamo, e ancora purtroppo non ce l'abbiamo questa consapevolezza. Io vedo Davide e in lui vedo la speranza per questa città. Quando vedo un professionista, una attività, un'impresa che resiste nel nostro territorio, vuol dire che ancora abbiamo speranza, perché per tutti sarebbe più facile partire, farci la valigia e andarcene. Vi parla uno che ha lavorato, è stato fuori e ha deciso di tornare in questa città. La cosa più facile è partire, ma siccome siamo reggini, siamo ostinati e cocciuti, bisogna rimanere qui, aiutarci a migliorare le cose. Noi mettiamo l'impegno, come al solito, tutto l'impegno possibile per risolvere i problemi, e come diceva Carmelo, usciremo sempre con la maglietta sudata. Grazie e buonanotte. Ecco qua, così Paolo Brunetti, chiudiamo qua la diretta. Continuiamo con i saluti istituzionati e passiamo la parola a Giovanni Latella, consigliere delegato allo sport della città metropolitana. Sì, grazie. Intanto noi dobbiamo chiudere. Riempie il cuore vedere questo villaggio che come città metropolitana abbiamo voluto fortemente, perché parlare soltanto di Frecce Tricolore era, secondo me, riduttivo, vedere soltanto lo show, ma creare quelle condizioni affinché si possa parlare di sport di aria, si possa parlare del nostro territorio, della nostra identità, della nostra appartenenza, a mio avviso è qualcosa di importante. Io intanto ringrazio i due sindaci, sia Carmelo sia Paolo. Bene, ringrazio anche il Consiglio Metropolitano, ringrazio la Regione Calabria, in veste del vicepresidente Princi, che ha collaborato e ha contribuito affinché